questa celebrazione nella quale ho detto che ci sarebbero stati degli annunci di notizie importanti. Potete anche sedere. Tutti sapete che il prossimo 13 di aprile saranno 200 anni dalla nascita del nostro Beato Nunzio, ed è un evento di grazia. Sapete, il Beato Nunzio è nato a Pesco Sanzonesco, in Abruzzo, venuto a Napoli per curarsi il tumore, rimase a Napoli e morì nel 1836 a 19 anni. Fu sepolto nella Cappella Palatina del Maschio Angioino. Poi ci fu l'Unità d'Italia nel 1860 circa, una cappella venne chiusa e quindi il corpo venne traslato qui nella chiesa di San Michele di fronte. San Michele a Portanza veniva chiamata dopo. Poi da lì venne portato nella chiesa di Santa Maria Avvocata dei Poveri, che era la parrocchia. E poi negli anni 80 il mio predecessore portò il corpo con l'autorizzazione del Cardinale Ursi nella nostra parrocchia. Ma ormai sono due secoli che sta nel nostro territorio, perché pochi anni dopo la morte fu traslato a San Michele, quindi a Piazza Dante, e da allora venga su di noi. Ci sono, pensate, articoli di giornali conservati nell'archivio della nostra postulazione che dicono che ci fu un pellegrinaggio di 50.000 abruzzesi che vennero con i treni e le carrozze per pregare sulla tomba del venerabile, allora era solo venerabile. E tra l'altro è molto conosciuto in tutto il mondo, ci arrivano lettere dalla Polonia, dall'Argentina, dal Brasile, dal Nord Europa, dal Sud America e ultimamente anche da noi dal Nord Italia, che ci chiedono reliquie e altro. Allora, visto che per noi è così importante, visto che c'è un processo in corso per la canonizzazione, sapete, stiamo stampando i documenti da consegnare ai medici che li esamineranno a Roma. Allora avevo pensato di solennizzare questi 200 anni del nostro Beato Nunzio e adesso ve ne darò l'annuncio. Carissimi figli di Dio della nostra parrocchia di San Domenico Soriano, sia lodato Gesù Cristo. Oggi sempre. La provvidenza di Dio ha voluto dare alla nostra comunità e alla Chiesa intera il Beato Nunzio Sulprizio. Questo giovane beato, nato il 13 aprile del 1817, ha avuto nel cuore due grandi amori, Gesù e la Madonna. La preghiera era il suo sollievo, l'amore per il prossimo la sua grande missione. Da molti anni egli veglia sulla nostra gente, ci protegge, prega per noi, a molti concede grazie, a tutti ottiene la benedizione di Dio e ci spinge tutti ad un profondo cambiamento, ad una profonda conversione, per diventare anche noi santi come Dio è santo. Sono tanti i fedeli che ogni giorno, attratti da Lui, entrano nella nostra chiesa parrocchiale. Egli è per noi un esempio da imitare, è proprio come si disse allora, quando morì, Osanna Lienelus. Perciò vi annuncio con grande onore e altrettanta gioia che in occasione del 200° anniversario della nascita del Beato Nunzio Sulprizio, per mia richiesta, ma soprattutto grazie alla premura e al sostegno del Cardinale Arcivescovo di Napoli Crescenzio Sepe, il Santo Padre Francesco, per mezzo della sua personale cancelleria, ha concesso alla nostra parrocchia un anno di giubileo speciale che inizierà il prossimo 5 maggio 2017 e si concluderà il 5 maggio 2018. Questo anno ai fedeli che visiteranno la parrocchia di San Domenico Soriano, il giorno 5 di ogni mese è concessa l'indulgenza plenaria. Il giorno 5 maggio prossimo 2017 il nostro arcivescovo, il Cardinale Sepe, aprirà la porta santa della nostra parrocchia e impartirà ai presenti la speciale benedizione che il Santo Padre in persona gli ha incaricato di portarci, dando così inizio al giubileo del Beato Nunzio Sulprizio. Perciò oggi, 5 marzo 2017, ho la gioia di donare alla comunità, come postulatore e perciò come custode di tutte le reliquie del Beato, la sua stanza, la stanza dove morì, il suo letto e molti dei suoi effetti personali con le relative autentiche.
sia lodato Gesù Cristo. Questo significa che la nostra parrocchia sarà sede del Giubileo.